Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Ritornano a Bormio dopo 20 anni le coppe di pattinaggio artistico, ci pensa la neonata associazione Osa On Ice. 5 podi conquistati dalle ragazze dell'agonismo, 2 primi posti, 2 terzi e un secondo nelle categorie Venere, Giove e Terra al trofeo nazionale Libertas Winter Cup del 6 dicembre a Oggiuna con Santo Stefano, provincia di Varese. 100 partecipanti, 17 categorie. Sono arrivata prima, non pensavo di arrivare prima, infatti ero molto sorpresa. Adesso continuerò ad allenarmi con le mie compagne. Spero di vincere altre gare. Sono orgogliosa del mio risultato perché dopo un duro allenamento sono riuscita a ottenere quello che volevo. È stato abbastanza difficile, mi sono impegnata molto, ma spero di continuare a salire di livello e di riuscire sempre a fare del mio meglio. Pattinare mi piace tantissimo, ovviamente lo consiglio a tutti. Questo risultato mi insegna che ogni tanto per raggiungere quello che si vuole bisogna fare qualche sacrificio e mi sprona a essere sempre più determinata per le prossime gare. Ho conquistato il terzo podio. Per me questo risultato ha significato una sconfitta, ma allo stesso tempo la possibilità di poter provare l'emozione di salire sul podio. Mi sono impegnata molto, nonostante alcuni momenti siano stati più difficili. Sono molto appassionata di questo sport. E questo risultato mi ha insegnato a non mollare mai. Io voglio andare avanti il più possibile, non mi aspettavo di essere sul podio, lo volevo però non ero certa perché c'erano persone che pattinavano da più tempo di noi e quindi sono felice di essere arrivata terza. Ho portato a casa un secondo posto e sono stata molto felice di questa cosa e molto fiera di me stessa. Si allenano 365 giorni l'anno a secco nelle palestre e al palaghiaccio, la loro casa. Fuori dal comune la bravura degli insegnanti, Carlotta Scalambra, Margherita Pozzetti, Marcello Cazzaniga, Benedetta Valmadre. Non posso che essere felicissima perché raccontiamo del primo grande risultato che hanno avuto le nostre atlete. Hanno infatti partecipato alla loro prima gara. Ancora più contenta perché questo successo per le nostre ragazze arriva a distanza di pochissimo tempo da quando hanno iniziato a pattinare, perché appunto So Nice è nata soltanto a dicembre del 2021, quindi è veramente grazie alla loro passione, al loro impegno e alla bravura dello staff, degli insegnanti che collaborano con noi che si è potuto raggiungere questo risultato per tutte loro. Questi risultati sono solo un punto di partenza. A fare parte di Osa On Ice aiuta le pattinatrici ad avanzare nel proprio percorso artistico formativo, fatto di difficoltà e punti di forza, e a far risplendere, come ai tempi di Fiorella Negro, olimpionica di Cortina 1956, il pattinaggio artistico della magnifica terra. L'entusiasmo è contagioso, i numeri stanno già salendo. Questo è soltanto il punto di partenza, fra l'altro, per Osa On Ice, per le nostre atlete, perché il campionato nazionale Libertas è molto articolato, avranno tante gare fino a maggio per quest'anno, e proprio a dicembre ci sarà la prima gara di qualificazione al campionato nazionale.